chiamo Sergio Galasso, lavoro con il progetto Mare Culturale Urbano, che è un progetto di rigenerazione urbana, inclusione sociale e innovazione culturale che è nato a Milano nel 2013. Quest'oggi, diciamo che rispetto al lavoro che noi stiamo facendo sulla comunità di SOS, siamo stati un po' messi in crisi, nel senso che abbiamo parlato un po' con alcuni dei fondatori del progetto, con Alessandro, con Lucilla, e ci siamo resi conto che la percezione che si ha del concetto di comunità, di quanto sia importante lavorarci e come, può variare molto anche all'interno di un gruppo composito come quello di SOS, e questo in effetti sta anche un po' mettendo in crisi il modo in cui noi poi ci dobbiamo rapportare a questo tipo di obiettivo, cioè quello di creare una comunità per SOS. Quanto è importante la comunità per un progetto come SOS e quanto SOS adesso sia avanti in questo lavoro di relazione con una comunità? Allora, la prima ti risponderei fondamentale. Se sei un centro di produzione culturale indipendente, al di là di quanto tu possa rimanere davanti a un computer a fare innovazione digitale, di quanto tu possa voler creare le reti lunghe, sei su un territorio. E se l'innovazione è sempre sociale, come SOS giustamente afferma, allora questa innovazione parte anche da una rete sociale che è territoriale. In che fase del progetto è SOS sul tema comunità? Si sta radicando, sta cercando di capire innanzitutto in che modo relazionarsi con un pezzo della città, che in questo caso è Bari Vecchia. Sicuramente ha dovuto lavorare tanto su quello che è la sua attività principale, cioè la formazione, poi si deve far conoscere, insomma è una fase difficile, ovviamente lo conosciamo, per tutti quelli che hanno in questo momento l'obiettivo di diventare un centro di riferimento in Italia, ma dovrà dal mio punto di vista lavorare tanto sulla relazione, cioè tutti a Bari Vecchia devono sapere che c'è SOS e devono venirci a prescindere da una formazione, a prescindere dal fatto che qui si impari, devono venirci perché si sentono a casa.